Ok, stiamo partendo per un altro road trip. Sono più paesi nordici, ma tutt'altra parte, anzi, andiamo in un paese molto molto caldo, come avete già visto nel titolo, andiamo in Marocco. Moriremo di caldo, soprattutto io, e niente, ora ci imbarchiamo. Ok, abbiamo finito i controlli, siamo al gate. Il problema è che, ecco, tra l'altro, novità, non sono più da solo con Lisa, c'è qualcun altro. C'è anche lui con la sua ragazza, lui è Marco, la ragazza si chiama Giulia, lo conosco da 10 anni, ma che cazzo mica è? Vabbè, magari se diventi un fenomeno. Comunque, abbiamo fatto tipo, siamo arrivati per imbarcare le valigie alle 3:15, 3:15. Tutti usavano. E siamo arrivati ai controlli per la sicurezza, quelle parti lì alle 4:15. Va bene, ora siamo al gate e quindi niente, ci imbarchiamo. Siamo arrivati. Adesso gli obiettivi sono prendere le valigie, che abbiamo imbarcato due, cambiare i soldi da euro a dirham, che qui non funziona mai niente con la carta di credito, cioè col bancomat, molto difficile. Sì, internet, danno un botto e basta. Ok, primo approccio alla Medina. Ok, qua mi mettono sotto. Ah, va benissimo così. Carino. Questo è Riyadh di questa notte. Bye, have a nice day. Buongiorno. Qui è la piazza che si chiama Shema Efna. Shema Efna. In realtà è un puttanaio sta cosa qua. Cioè qui in realtà tipo piazzano in giro un sacco di queste cosine dove fanno cose e poi ti arrivano addosso a chiederti la foto e quello lì. No, grazie. Cerchiamo di non farci investire. Soprattutto io devo scappare dai serpenti se ci sono, perché c'è un'ansia da dove? Qualcuno no. Prego di voli, c'hanno tutti i loro serpentini in mano. Cazzo è? Sì che c'ho l'ansia dei serpenti, Marco Giulio. Delle bisce comunque. Cosa? Sono bisce. Se gli passi vicino te lo mettono al collo. Guarda, ci stanno anche dei soldi. Ma guarda quanti serpenti c'hanno. Ma ce l'hanno tutti in mano. Cioè le bisce ce l'hanno tutti in mano. È bruttissimo dire che hanno le bisce in mano. È molto bello. Tappa di serpenti, andiamo più verso di qua. Questa è una scimmia, ok. Che ci sono. Ci dovrebbe essere il mega mercato particolare. Ma va che anche dopo le scimmie... c'è la puntata su come contrattare. No, ma che anche le scimmie figa. Anche le scimmie attaccano. No, ma la scimmia tanta roba. Che le scimmie attaccano. Guardala, guardala. Ecco. Stavano dicendo proprio delle scimmie noi. Ok, quindi questa qua è la tagine, che è la roba che mangeremo più di tutto il giorno. Cioè più tutto il tempo, giusto? Dai. Sì. Andiamo. Senza virus. Sì, perché è roba cotta, così non ci becchiamo il cagotto. Proviamo. Okay, adesso siamo alla Medersa Ben Youssef, che è una sorta di scuola, creata nel 1564-1565. Origine, come diciamo, come per studenti. Ha ben più di 130 stanze, tra sopra e sotto. E niente, però ha una stile architettonico pazzesco. Infatti è veramente, veramente, veramente figa. Tanto qua c'è una piscina, ma non credo si possa buttare, però è veramente, veramente bella. Cioè alla fine lo stile al Marocco è questo ed è veramente, veramente figo. Ciao! Ad esempio, immagino che queste siano tipo state delle stanze in cui magari studiavano. Boh, si può entrare? Non lo so, evitiamo. Però sono tutte le stanze così, tutte all'aperto. Poi sopra c'è un altro ripiano in cui si può andare, ma chiedono altri soldi per andare a vederlo. E questo ingresso qui abbiamo già pagato 50 dirham, cioè tipo 5 euro. Dato che un dirham sono 10 euro, direttamente. E qua ne chiedono altri 30. Oh, non so se ne vale la pena salire. Ok, alla fine siamo saliti. Molto bella. Cioè hanno tutte queste piastrelle molto colorate. Let's go.
è un verde acqua molto acceso, molto bello. E poi vi sono anche qua sempre queste stanzette qui in cui presumo dormissero. Non ho ben capito. Ok, ora facciamo vedere la camera. È questa. Ok, vabbè, abbiamo il letto con un tavolino, due finestre che danno proprio sulla strada, quindi nella notte credo che dovremmo chiuderle perché ci sarà un po' casino. Lì c'è un magico condizionatore con una bella chiazza di umido, bellissimo. E poi c'è il bagno, che è un po' così. Vabbè, qui c'è il cesso, e anche in Marocco non si puliscono quando vanno al cesso. E qua c'è la doccia. Tutto qua. Semplice ma carino. Mi piace. E qua cosa dobbiamo fare? Che storia! Comunque vabbè, siamo a cena, già morendo di caldo, e qua c'è più da fare. Qua c'è più da fare. Ok, allora, per oggi abbiamo dato, abbiamo fatto un giro, abbiamo guardato un pochino Marrakech, tanto alla fine degli ultimi due giorni ritorneremo qui a Marrakech, faremo ancora un attimino bene il giro, vedremo bene bene, e niente. In realtà oggi è il giorno dopo, perché poi ieri sono collassato nel letto perché non ce la facevo più. E basta. Ora andiamo a fare un altro giretto, che lo vedrete nel prossimo video. Quindi ci vediamo. Buonanotte, buongiorno, buonasera, da quando sto guardando questo video. E ciao ciao.